Tu hai anche tanti progetti personali, ce li vuoi dire, te li tieni per te? Ancora, ho ancora da programmare, per cui insomma... Perché sei giovanissimo. Work in progress. Bravo, sei giovanissimo, diciamolo, 20 anni, e insomma, però devo dire, Daniele è davvero un grande, grande artista. Ieri sera eravamo insieme e ha dato prova di essere davvero, tra davvero l'altro, numero uno. Ho saputo giorni fa che lui è nato qui nella pediatria di Pistoia. È se vero. Lo ricordano ancora anche il dottor Agostiniani, cioè, dovrebbe essere da quale dice, come ci ha detto che sei nato prematuro di 6 mesi e mezzo, sì. Visto? E cantava di già, è stato un parto abbastanza perché mia mamma penso dottor Agostiniani è stato pediatra di, devi sapere Andrea, di tutta Pistoia praticamente, non solo. E quindi anche, quindi è merito dell'Agostiniani se canti così. Diciamo che in parte è merito suo. Beh, io ho sbagliato pediatra. E poi è merito, me lo sono ricordato perché era piccolo, anche della sua crescita artista, del futuro No Show. Rassegna di nuovi talenti organizzata da Vega Star, che l'ha visto anche fra i valenti partecipanti quando nel 53 eri già. Senti, non gli dar letta, facciamo musica. Cosa ci fai ascoltare, Daniele? You're Beautiful di James Blunt. Ma che bella. Oh yeah. Scusate, oh yeah. Daniele Narducci. Grazie, Serena. Grazie. Hai visto? Grazie Daniele. Ciao.